secondo me ci si fa sempre, cioè, non possiamo passare da un momento in cui facciamo 4 partite, 5 risultati utili consecutive ed essere una squadra che sta crescendo a un fatto che poi dopo una partita persa col Verona in quel modo che ci sono tutti questi problemi. Io tutti questi problemi non li vedo, tutti questi problemi che ho sentito, che ho letto, che ho visto, non assolutamente non li vedo, non sono nemmeno preoccupato, vi dico la verità. È chiaro che ci sono 2 partite difficili, ma un mese e mezzo che lo diciamo, quali partite facili ci sono? Non ce ne sono. Capitano 2 partite che giochiamo fuori casa e le andiamo a affrontare. Come dobbiamo affrontarle? Con la nostra mentalità. Non c'è un altro modo, voglio dire. Io sono sereno, tranquillo no, sereno, perché vedo che i ragazzi si allenano. Perché vedo che i ragazzi si allenano e vedo che comunque stiamo crescendo. Voi non lo vedete, io lo vedo. L'avevamo visto in qualche modo a Latina con il Verona, vero l'espulsione, però il 0 di rimporta è un dato. Sì, ma quanti ne ho fatto io? Non i conti di che hanno fatto quante parate ha fatto Di Gennaro? No, certo. Ma quello voglio dire io, cioè, ma io non tiro, ma non tiro neanche gli altri. Dopo un tempo erano 3-0. No, è troppo riduttivo così, però. Se mi potevano fare 7 gol, tranquillo che mi facevano 7 gol. Non è quello il discorso. Ma no, nei 30 minuti, se tu mi parli dei 30 minuti della partita, io non ho tirato in porta. Loro quante volte hanno tirato in porta? Nemmeno loro. Allora, voglio dire, quindi la partita è a parità di tutto, voglio dire, di palleggio, eravamo in partita, potevamo segnare noi e potevano segnare loro, chiaramente. Non è fermo sulla partita, sulle 7 partite. Sulle 7 partite ho visto delle cose che migliorano, certo, e altre. Ma è normale che sia così. Invece non migliorano. Cioè è normale che sia così. Però se tu vai a vedere anche le statistiche, che vedo che comunque voi, come sempre, le statistiche non vi sfugge nulla. Le statistiche dicono che comunque tu, se togli le squadre di Serie B e togli le squadre che sono venute in Lega Pro, noi siamo la squadra che ha fatto più punti. O no, non vi torna questo? Come le squadre di Serie A? Se tu togli la squadra di Serie A, che sono retrocesse, le squadre di Lega Pro che sono salite, noi siamo la squadra che ha fatto più punti in base all'anno scorso. Quindi, cioè, voglio dire, le statistiche si guardano da una parte e si guardano dall'altra. In questo momento qui è chiaro che noi non siamo una squadra tipo il... che ti posso dire io? La squadra che è prima in classifica ha vinto 2 anni di fila, è una squadra che è pronta, è una squadra che è coesa e quindi è diverso per loro, hanno dei meccanismi che già vanno. Io non è così, noi non è così, ragazzi, ci vuole del tempo e qui il tempo si fa sempre con i risultati, ve l'ho sempre detto, con i risultati mi fa lavorare tranquillo, ma questo è normale dappertutto, ma io non è che io non vi sto accusando di nulla, perché è giusto che voi fate il vostro mestiere, ma io devo fare il mio e io sono sereno perché la squadra cresce e vedo che cresce. Chiaro che non è facile, perché poi ci sono anche le forze degli avversari, non è che poi pretendere che va a tirare 100 tiri in porta, se non mi fanno tirare non è sempre colpa nostra, è anche mancare di merito degli avversari, come noi siamo messi bene in fase difensiva, che magari facciamo difficoltà a fare tirare gli avversari perché comunque ci muoviamo bene, anche gli altri lo potranno fare. E questo non si tratta di far giocare Avenatti o Surraco o Falletti più avanti, più indietro, più largo, si tratta di quello, si tratta che noi dobbiamo trovare il sistema giusto anche in fase d'attacco per andare a fargli male, quello è sicuro, ma ci vuole del tempo. Io devo anche tutelare la mia squadra, non me, io non devo tutelare me, io sono tranquillo perché io sto facendo un lavoro dalla mattina alla sera 24/24 con i miei collaboratori che vado a curare il dettaglio, ma anche fuori dal campo, perché chiaramente io sono allenatore manager, devo curare anche altre cose, quindi il mio lavoro non finisce mai, non è che quando io me ne vado a casa e stacco, no, io non posso mai staccare. Io sono sereno perché sto facendo un lavoro 24 ore su 24 ore per questa squadra e per questa società e lo faccio con amore, che mi sono innamorato di questi colori, io innamorato, cioè proprio, no, se no non faccio la quindi, insomma, l'ho fatto veramente con il cuore e quindi vorrei regalare tutti i più punti possibili io per questa città, però ci vuole del tempo, cioè, datemelo.
batte con le motivazioni giuste, con le motivazioni superiori alle loro, con la fame che dobbiamo avere sempre, che ci contraddistingue partita dopo partita. Noi non possiamo prescindere da questo. Noi dobbiamo assolutamente, la nostra identità è questa, una squadra che ha fame, una squadra che deve lottare su ogni pallone tutte le partite. L'ho sempre detto e continuo a dirlo, questa qui è una cosa che noi dobbiamo portare sempre, in tutte le partite. E quindi così possiamo battere la Provercelli, ma possiamo battere la Provercelli, possiamo battere il Trapani, potevamo battere il Verona, solo così possiamo vincere le partite. Non, partite facili non ce ne sono. Dal lavoro settimanale, intesa Masi Contini, come la giudica? Nel senso, hanno giocato un pochissimo insieme. Lo sai perché non mi preoccupa l'intesa? Perché ci sono allenati tutti quanti allo stesso modo da quando sono qui io. Cioè, io ho sempre intercambiato, ho fatto giocare Meccariello con Masi, perché stiamo facendo tutti quanti le stesse cose. La cosa che mi preoccupa di più è più che altro il minutaggio, la forma di un giocatore o due. Perché chiaramente Masi non ha, dopo Cittadella non ha più giocato. E come sta adesso? Secondo me sta molto meglio, sta molto 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 meglio, perché comunque lui ha lavorato sempre al massimo, si è impegnato sempre, perché ho detto sempre che è un grandissimo professionista. L'avrei sicuramente buttato dentro in qualche modo, è capitato così, io sono tranquillo, sono sicuro che farà un'ottima partita. Comunque un rilancio che gradualmente sarebbe comunque avvenuto. Assolutamente sì, perché comunque è una mia scommessa, l'ho convinto per rimanere qui e credo che lui abbia delle grandissime potenzialità per diventare un giocatore importante di questa squadra. Io la posizione di Palumbo in settimana abbiamo visto che ha provato dietro le due punte, no? Che sia una soluzione che secondo me potrebbe essere decisiva. Aiuta centrocampo e... Ma non solo perché è esposto un giocatore che ha qualità, che ha corsa, che ha calcio più avanti, e quindi gioco praticamente con due giocatori, con Bacinovic e Palumbo, se gioco acquisiamo qualità, e secondo me acquisisco anche in fase di non possesso, che non vado a sfiancare un giocatore come Falletti, che a me serve assolutamente negli ultimi 15 metri, perché tutto quello che fa Falletti è sempre tutto quello giusto, ma non è mai decisivo, e io voglio che questo giocatore diventi decisivo per questa squadra, diventi determinante. In questo momento qui non lo è, perché secondo me è troppo lontano dalla porta, e quindi io devo guardare il fatto che noi non teniamo in porta, è una delle soluzioni che io sto cercando di fare. Devo avvicinare secondo me il giocatore più importante di questa squadra più vicino alla porta, perché se no non diventa mai determinante. Fa tutto bene, si ammazza, si sfianca, tira, cross, fa, però non è determinante, e io voglio che diventi determinante. Palumbo sarebbe un trequartista tipico, no? Lo usava la Juventus, a volte ha fatto giocare Vidal. Bravo. Le due punte, no, ma lui ce l'ha le qualità per poterlo fare trequartista. Lui adesso chiaramente secondo me deve prendere quella posizione e la deve fare sua, se io decido di farlo giocare lì. Ancora chiaramente devo però è nelle mie idee. Magari non è rapido. No, ma lì mi serve un giocatore che comunque appena si gira vede la giocata, e lui ce l'ha. È un giocatore che quando si gira può, capito, mettere il piede sotto e fargli arrivare la palla tra le linee, e lui ce l'ha. Certo, non è quello che c'è il dribbling che fa. No, però c'è quello che sposta palla e calcia. Nello stesso tempo a centrocampo potrebbe dare la mano. E poi in fase di non possesso è un giocatore che mi rientra, perché ce l'ha di suo. Quindi non sfianco più dei miei giocatori, che secondo me dobbiamo essere anche lucidi lì davanti. Quindi chiaro che io, cioè, questo però non significa che io sto sconvolgendo chissà cosa, voglio dire. Io, il mio modulo è sempre quello ormai, devo trovare una soluzione, che i giocatori sono questi, abbiamo questi giocatori qui, ho scelto questi giocatori qui, chiaro che io devo trovare delle soluzioni subito. Per me questi giocatori qui sono stati scelti da me, quindi sono i giocatori più forti che io possa avere in questo momento, questo è fuori di dubbio. Quindi della Giovanna, il problema della Giovanna non si capisce, perché lui è guarito clinicamente, solo che c'è questa cicatrice che gli continua a dare fastidio, si vede che si è cicatrizzata male, quindi stiamo cercando... ci dovrebbe convivere, e lì si tratta proprio di una cosa personale, ci dovrebbe convivere, però gli dà fastidio, perché lui è uno di quelli che vuole più voglioso, cioè vorrebbe riprendere subito, si vede, però ogni volta si ferma, perché gli dà fastidio. E se invece Dukancic sembra che ce l'ha fatta? Dukancic ci ha fatto la risonanza ieri, non è niente, però
lui continua a dire che gli fa male, la risonanza ha escluso qualsiasi tipo di lesione, e quindi lui continua a dire che c'ha male. Quindi non viene a... Se c'ha male si cura.